Benvenuti a Bologna. Siamo nel teatro di Villa Aldrovandi di Mazzacorati, un gioiello non troppo conosciuto, e siamo in un anno terribile, un anno nel quale non è possibile ancora, speriamo solo ancora, godere dello spettacolo dal vivo assieme, in cui gli artisti sono assieme al pubblico e vibrano assieme al pubblico e il pubblico vibra assieme a loro e alla musica. Però Musica Insieme ha avuto un'idea geniale, cioè quella di portarci a scoprire i luoghi di Bologna. Perché Bologna è una città speciale e non solo perché nel 1763 venne inaugurato questo teatro, cioè nello stesso anno nel quale era stato inaugurato pochi mesi prima il Teatro Comunale, la meravigliosa Sala Bibbiena. E per dire della relazione tra la musica e Bologna, 7 anni dopo, nel 1770, sarebbe venuto a Bologna un giovanissimo musicista, Wolfgang Amadeus Mozart, per studiare e per essere riconosciuto dall'Accademia Filarmonica e da padre Martini. Bologna era una città importante dell'Italia e dell'Europa nel Settecento e aveva dato i natali proprio nel Settecento al cardinale Albertini, che poi sarebbe stato Papa Benedetto XIV, un papa molto innovatore, molto, molto moderno. Così come moderno era evidentemente il pensiero di Gianfrancesco Aldrovandi, il signore di questo luogo. Qui siamo a qualche chilometro dal centro della città, eravamo nella piena campagna, nella località Camaldoli, sulla strada che conduce alla Futa e quindi a Firenze. L'aristocratico era molto amante della musica e delle arti e qui fu l'interprete della prima opera che qui venne recitata, che era un'opera di Voltaire, La Zira, che fu per la prima volta esibita in Italia proprio qui. Spesso mi chiedono come mai l'Emilia-Romagna sia stata una terra di cineasti così importanti, ecco, da Fellini ad Antonioni, da Zavattini a Pasolini, da Zurlini a Vancini, dalla Cavani a Bellocchio, ai Bertolucci e poi a Vati e Giorgio Diritti e tanti altri. E mi viene naturale rispondere perché ci sono luoghi come questo, perché nessun luogo sulla terra ha una tale densità di teatri storici, di teatri nati tra il Settecento e l'Ottocento e che sono diventati la culla di una civiltà diversa, di una civiltà che si nutre di spettacolo dal vivo e di musica. Ho il privilegio di essere solo in questo spazio che è nello stesso tempo meraviglioso, sorprendente, bellissimo, ma anche straordinariamente intimo, dove il palcoscenico è piccolo e dove senti la presenza, il vibrare degli artisti. Stanno per entrare gli artisti, sta per entrare Giovanni Sollima e i 6% Cellos. Stiamo per vivere la grande musica insieme a Bologna. Sono molto felice di presentare, di parlare e di essere vicino, almeno in video, con voi e soprattutto con Giovanni Sollima e il suo bellissimo concerto col 6% Cellos. Con Giovanni ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, eravamo compagni di studi in vari corsi di perfezionamento tenuti dal nostro maestro Antonio Janigro a Salisburgo, a Stoccarda, nelle estati, nelle masterclass. Ma in particolare mi ricordo le serate a Salisburgo
durante il festival si tenevano anche le masterclass del maestro Janigro, e tra una lezione e l'altra Giovanni scriveva musica, perché oltre a essere, come tutti sanno, un meraviglioso e inarrivabile violoncellista, è anche un compositore ispiratissimo. Anzi, io ho proprio questa sensazione che da 300 anni, cioè da quando Bach ha azzardato le suite per violoncello solo, nessuno ha azzardato tanto come Giovanni Sollima nella sua scrittura per violoncello, che è veramente entusiasmante, anche perché conosce il violoncello come pochi. E tornando a Salisburgo, scriveva musica e scriveva valzer, polche, can-can, trascrizioni da qualsiasi cosa, modificava le sonate di Brahms, i concerti di Haydn per poterli suonare. Come? Andavamo davanti all'uscita dei grandi concerti del Festival Salisburgo e ci mettevamo in quattro violoncelli a suonare per accattare qualche soldino, poi ce l'andavamo a spendere a pizza e birra. E questa facilità di scrittura di Giovanni è impressionante, anche si sente nelle sue composizioni che avrete la fortuna di ascoltare in questo concerto. Ecco, il programma è proprio una bellissima presentazione del mondo di Giovanni Sollima, anzi c'è un pezzo all'inizio, un pezzo alla fine, proprio per chiudere questo programma. Inizia con Songbook per violoncello solo e conclude con Terra Aria per ensemble di violoncelli, e questa musica ispiratissima prende proprio nell'anima. E poi il programma di Giovanni va avanti in una prima parte, sempre col violoncello solo. Parlavo di trascrizioni, ecco, le sue trascrizioni sono anche impressionanti. Ricordo quelle per due violoncelli di Debussy, per esempio, ma qui va su Stravinsky, dei pezzi per clarinetto solo che Giovanni suonerà con il violoncello solo. E poi naturalmente si arriva a Bach, perché tutti noi partiamo e torniamo sempre a Bach con la sesta suite, che è scritta per violoncello a cinque corde, e ci sarà il violoncello a cinque corde suonato da Giovanni, anche perché un altro violoncellista, compositore, Nicola Segatta, che fa parte del Sei Cello, ha scritto una sonata, un pezzo per violoncello a cinque corde. E questo violoncello a cinque corde, il compositore Nicola Segatta lo ha costruito, cioè ha costruito un violoncello e poi gli ha scritto la musica da essere suonata su questo strumento. Sarà veramente una prima mondiale in tutti i sensi. Non capita di sentire la musica scritta per quello strumento ascoltata per la prima volta. È un vero privilegio. E naturalmente poi il mondo di Giovanni Sollima è anche molto relazionato con la sua terra di origine, la Sicilia. La Sicilia, Palermo, si trova proprio al centro del Mediterraneo, influenzata da tutte le culture, soprattutto dall'Oriente. E la musica di Comitas, padre armeno, che ha raccolto le musiche tradizionali di quelle terre e ne ha creato dei libri di preghiere e di musica meravigliosi. Da quella Giovanni ha preso una melodia che verrà eseguita dall'ensemble del 6% Cellos. Per andare avanti poi ancora con la sua terra, la Sicilia, e il Bel Canto di Bellini, musica piena di energia, trascritta per ensemble di violoncelli. E si concluderà poi il programma proprio con questo brano Terra Aria di cui vi ho parlato prima. Ecco, questo è proprio un giro del mondo musicale di Giovanni Sollima e dei suoi amici, perché sempre
Mi sembra che Giovanni alla fine voglia condividere tutta la sua energia, la sua prorompente voglia di fare musica insieme. Bisogna sapere bene, noi esecutori e voi ascoltatori, che senza una delle due parti la musica non esiste. Perciò buon ascolto, buon concerto, tantissimi auguri a Giovanni e i suoi giovani colleghi violoncellisti per questo bellissimo concerto che sicuramente rimarrà nel ricordo di questa stagione così particolare, che però vede questa idea di unità bellissima, che trovo entusiasmante, il fatto di presentarsi gli uni con gli altri. Grazie Musica Insieme per questa bella idea e ci vediamo presto.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.